passo falso quando si perdono i punti. No, quando si perdono i punti è sempre un qualcosa che si è perso. Credo che complessivamente questi tre punti li avremmo meritati per quello che abbiamo fatto in campo. E è vero che abbiamo preso due gol un po' strani, un episodio un po' dubbio, il calcio di rigore, il secondo, dove non siamo stati perentori nel gestire quella palla. E poi è partito questo tiro, deviato anche da Cancellotti. Io sono contento di quello che la squadra ha fatto complessivamente. È chiaro che abbiamo preso due gol evitabili, è chiaro che di occasioni ne abbiamo create tante e le potevamo anche finalizzare meglio. E abbiamo provato a giocare soltanto noi contro un avversario che, vabbè, si è schierato, ha difeso in un modo strenuo e poi giocava sempre questa palla lunga, dove a volte su traiettorie di 50-60 metri li abbiamo un po' subite. Ecco, questa forse è stata una pecca, perché soprattutto nel primo tempo abbiamo subito queste traiettorie lunghe, e quando questi palloni viaggiano distanti dalla difesa o dai difensori, cioè le condizioni di svantaggio dovrebbero essere per gli attaccanti, invece tante volte hanno tenuto questa palla viva e lì non siamo stati bravissimi, ma poi complessivamente abbiamo giocato per quello che si è giocato, aggiungo, perché cerchiamo di alzare i ritmi, ma poi non ci è consentito perché troppi spezzettamenti, le regole ci sono e devono fare essere rispettate. Cioè, se tu hai un avversario che in un modo reiterato perde tempo, tarda la ripresa del gioco, non gli dici mai niente fino al 92esimo, la regola invece dice che la ripresa del gioco deve essere, cioè c'è la normalità, 10-15 secondi di pausa, ma qui andavamo sui 40 secondi. Io non è che voglio sottolineare questo, però lo dico perché poi è difficile dare ritmi alla gara, no? E chiaramente chi si difende ha qualche vantaggio dalle pause e dal gioco spezzettato, ma non per demerito nostro, perché la squadra ha fatto una buona partita fino alla fine, ci abbiamo creduto, ma potevamo anche vincere, abbiamo avuto situazioni importanti. Sono rammaricato perché per le cose che vi ho detto prima, abbiamo subito questi duelli aerei stranamente, soprattutto nel primo tempo, un po' meno nel secondo tempo, e poi abbiamo sciupato qualcosa di troppo, però credo che abbiamo dato lo stesso una dimostrazione di forza. Non è stata una gara sicuramente fortunata per noi, non vado neanche a recriminare sugli episodi, mi dicono rigore, forse non c'era, voglio rivedere tutto, gol di Dursi probabilmente regolare o di Ferrari, voglio rivedere tutto. Questa gara sono successe delle cose anomale, tra virgolette, compreso alcune cose che sono il non rispetto delle regole. Io degli arbitri ho grande rispetto, si può sbagliare una valutazione, un fallo, per carità, un fuorigioco, un calcio di rigore, tutto quello che vogliamo, ma bisogna far giocare a calcio, quindi squadre che hanno una condotta ostruzionistica o che tendono a fare passare il tempo, insomma, è compito dell'arbitro far rispettare le regole. Questo oggi non c'è stato, purtroppo. Siete andati in vantaggio, non siete riusciti a chiudere la partita e siete stati raggiunti. Però io domando a lei, per la terza gara di seguito, siamo andati in vantaggio e poi ci hanno recuperato la partita, ma sono stati fatti estemporanei, perché non abbiamo subito una pressione, chissà quale pressione, da parte dell'avversario, certo. Quindi pericoli o circostanze in cui ci siamo abbassati, eccetera. Per adesso succedono questi fatti estemporanei in cui commettiamo qualche errore, ma credo che alla lunga, continuando con questo atteggiamento, quelle cose le eviteremo, perché non è che ci capiterà sempre di fare calcio di rigore sul rinvio con la difesa schierata, sul rinvio di 60 metri da parte dell'avversario, oppure di prendere un tiro deviato come nell'azione del 2-1. Io di quello che la squadra ha fatto sono soddisfatto, a parte alcune cose di cui ho parlato. È stata una gara un po' strana, perché noi abbiamo creato tanto e capitalizzato poco, concesso soltanto alcune situazioni, soprattutto nel primo tempo, questi palloni lunghi, e loro hanno capitalizzato invece tutto, ma poi la squadra ha reagito, ha giocato fino alla fine. Ma anche sul 2-2, avete visto, la partita la potevamo anche vincere, perché
a un certo punto era in assedio. Beh, partite facili non ce ne, andiamo avanti, non è che saranno sempre così le partite, però di quello che ha fatto la squadra io sono contento. Cinco. Questa, buonasera. Tre partite fotocopie, andiamo in vantaggio, facciamo un bel gioco, rischiamo di fare nel due, prendiamo un gol. A livello psicologico, cosa succede a questa squadra? Ma nulla, perché... Perché poi riprende e riparte, a questi cali evidenti. Ma io non direi che ci siano stati dei cali, perché 1-0, 1-1, in quella frazione di gara, noi né ci siamo abbassati, né abbiamo avuto cali di concentrazione, né. Ma no, abbiamo soltanto subito, beh, se mi fa rispondere alla domanda, abbiamo subito soltanto questi palloni lunghi, in quel frangente, ne abbiamo subiti 5-6 in cui la palla che veniva, ripeto, da 60 metri, loro erano bravi a tenerla viva, andare a giocare sulla seconda palla e quindi ci prendevano, ci hanno preso un po' di campo, ma di occasioni pericolose non ce ne sono state tantissime. Quindi non è che la squadra, adesso poi se vogliamo analizzare le cose così sotto l'aspetto solo statistico o i fatti, senza andare alla ricerca delle cause, per me di cause non ce ne sono state, soltanto fatti occasionali, e ripeto, di quello che la squadra complessivamente ha fatto io sono contento. Poi, la partita la potevamo vincere, sì, certo che la potevamo vincere. Questa è una squadra che ha qualità oggettivamente. Questa è una squadra, scusi? Che ha qualità, per la mascherina che sta per la luce. La qualità soprattutto davanti. Però ci sono delle situazioni, faccio ad esempio il gol di Rubin, una palla magari era facilmente più leggibile, la palla scorre, e dietro invece magari becchiamo un po', forse anche paura di quello che è stato, quello che è scala di dimostrare da quella fine dell'anno. Una cosa che manca, secondo me, dalla prima giornata, dalla partita di oggi, è un pescare che per 90 minuti esprima qualità, chiaro che è quasi impossibile. Però aumentare questo minutaggio di qualità rispetto magari dei momenti in cui situazioni semplici. Ma è chiaro che. È chiaro che qualche errore individuale l'abbiamo commesso, perché se no, ne ho già parlato abbondantemente prima, la squadra non è che non riesce a tenere i ritmi, perché poi fino alla fine, voglio dire, nonostante l'1-2, perché stavamo perdendo, abbiamo alzato i ritmi per quello che ci è stato consentito fare dallo spezzettamento continuo del gioco e dalle riprese del gioco che non avvenivano mai. C'erano tempi veramente biblici nella ripresa del gioco, quindi la squadra fino alla fine ha fatto, io ripeto, dopo ci sono anche gli avversari, giocare 100 minuti a una porta non è facile, ma la squadra ha fatto una buona partita, è cresciuta, deve imparare a leggere alcune situazioni, perché voglio dire, un po' le situazioni in cui abbiamo subito gol un pochino le abbiamo regalate, perché difesa schierata, il primo gol su calcio di rigore, su una palla che viene da 50 metri non va bene, e poi anche l'azione del secondo gol, però la squadra ha fatto bene, io sono contento, stiamo crescendo, cresceremo, abbiamo possibilità anche di fare cose diverse. Oggi abbiamo perso 2 punti, vabbè, ce li riprenderemo più avanti, perché non è che le partite, voglio dire, obiettivamente, con tutto il rispetto nei confronti della Vispesa, no, noi la partita l'avremmo meritata di vincere andando a pesare tutto, e quindi vabbè, non l'abbiamo vinta, abbiamo delle colpe sicuramente. 30 secondi, mister, volevo riallacciarmi a quello che diceva lì prima, lei ha parlato di cose anomale che ha visto oggi, se può essere un po' più chiaro. Cioè... Ma gliel'ho detto prima, ma io parlo sempre con grande rispetto della terna arbitrale. Chiedo scusa se ho detto una cosa a fine gara all'arbitro nell'andarlo a salutare, l'avevo detta alla fine del primo tempo, cosa? Le regole ci sono, vanno fatte rispettare, cioè non si può sempre perdere tempo, perché se una squadra gioca soprattutto per difendersi e una deve andare a cercarsi gli spazi perché vuole fare una partita diversa, è chiaro che si tutela, le regole dicono la ripresa del gioco deve essere ai tempi adeguati, ma 40 secondi ogni ripresa, una punizione, una rimessa laterale, un rinvio dal fondo. Questo dico, le regole. A 5-6 minuti di recupero almeno. Ma non lo so se bastano, perché so soltanto che non si è giocato. Voi lo avete visto, poi fra cambi, eccetera, per 25 minuti, forse ci saranno stati 5-6 minuti continuativi di gioco. Quindi di che cosa parliamo? Cioè diventa difficile andare anche a dire cosa fa una squadra.
Io soltanto quello dico, poi possiamo sbagliare un po' di gioco, rigore, nessuno di noi è perfetto, ripeto, parlo con grande rispetto, ma le regole vanno fatte rispettare, cioè ammonire il portiere al 92esimo e 99 volte ha fatto la stessa cosa di quella volta, io non vedo nessuna differenza, invece magari se lo ammonisci prima, magari ecco tutto qua, questo, quindi, ma non è una lamentela che voglio fare, è soltanto una considerazione perché vorrei... Vorremmo poter giocare a calcio di più come tempi. Poi la gente paga il biglietto per vedere 90 minuti più recupero di partita, se gliene facciamo vedere la metà.